come amministrazione abbiamo chiesto e preteso di fare tampone alla nostra collettività, iniziare dalle scuole, e abbiamo avuto una grande disponibilità da parte dell'ASP con l'organizzazione dell'USCA attraverso il dottore Recini, il dottore Condorelli, tutta l'organizzazione che sta dietro una macchina che è difficile da gestire. Nello stesso tempo ieri abbiamo avuto circa 460 persone che hanno fatto il tampone tra genitori e bambini, però ha un significato, un doppio significato il numero di ieri. Il significato è che saranno stati circa 250 bambini delle scuole elementari, medie e asilo che sono venuti qui con i genitori molto sensibili a stare in una situazione che è difficile un pochino per tutti, e nonostante tutto hanno portato i bambini a fare il tampone. E mentre molti altri genitori magari avranno scelto, perché con la propria libertà di poter scegliere di venire o non venire a fare il tampone, ma credo che era più rispettoso farlo. Ieri è successo che uno dei bambini delle scuole elementari è risultato positivo. Io chiedo e mi chiedo, ma se questo bambino andava in classe ieri o qualche giorno e aveva ed è positivo come risultato ieri, e magari altri 20 alunni potevano avere un probabile contatto, ovviamente in classe, con il bambino piccolo, che non è semplice da gestire come può essere gestibile un ragazzo di 20 anni, di 17 anni, 16 anni. E a quel punto cosa avveniva? Che in classe c'era potenzialmente 20 famiglie che venivano coinvolte, perché i bambini li portavano a casa, ci sono i genitori, ci sono i nonni, e a sua volta si crea quella pandemia che noi tutti temiamo. Siamo riusciti, con sacrifici da parte di tutti, con l'attenzione da parte di una collettività che con i giusti modi ha voluto ascoltare anche sia il diktat a livello nazionale, ma anche quelli suggeriti da un'amministrazione che credo abbiamo fatto del nostro meglio per cercare di dare quelle giuste indicazioni. Di aver portato dal mese di dicembre da 115 circa come persone contagiate a 75 il numero di ieri. Tutta l'organizzazione è stata curata oltretutto, anche oltre che da me, dalla dottoressa Silvestro Virginia, e grazie alla grandissima collaborazione da parte dei NOES, che è la protezione civile che ci aiuta in tutte quelle attività che noi facciamo all'interno del nostro territorio. Sono un'associazione che con impegno e con solerzia, ogni qualvolta c'è un problema, sono sempre disponibili.